Eccoci, sono Mirko di Protetto. Noi facciamo la manutenzione dei tetti senza punteggio. Sono sicuro che il tuo geometra o il tuo muratore, se hai qualche infiltrazione, ti avranno consigliato di mettere la guaina sul tetto. Oggi ti spiego perché secondo me la guaina non è assolutamente necessaria e anzi, nella maggior parte delle situazioni, è deleteria. Se la tenuta del tetto è data dalla copertura, che normalmente è o in tegole o in coppi o in una coppi di tetti più recenti. La tenuta del tetto, la tenuta all'acqua deve essere data proprio dalla copertura e la copertura deve essere assolutamente in ordine e salda. Nel momento in cui sotto vado a mettere una guaina, la guaina mi salva nel caso eccezionale dove un temporale, una tegola rotta, l'alpinista che ci ha camminato sopra, il piccione che ha fatto un po' di casino, mi fa spostare la copertura e quindi questo mi crea delle infiltrazioni. Secondo me la guaina è negativa perché A, se mi si è spostato qualche colpo non me ne accorgo subito, ma spesso me ne accorgo dopo anni. E quindi i tetti peggiori dove dobbiamo intervenire, dove magari il lavoro è anche più costoso e più oneroso, sono proprio quelli dove c'era la guaina, dove il cliente non ha visto infiltrazioni e quindi per anni ha continuato a piovere giù acqua sulla guaina, fino a che a un certo punto anche la guaina è andata in deficit e quindi ha cominciato a piovere in casa e quindi quando metto piede sul tetto mi trovo situazioni disastrose. Non è vero assolutamente che i tetti con la guaina non hanno infiltrazioni, perché circa il 50% delle coperture dove noi interveniamo ha la guaina e hanno infiltrazioni. Quindi assolutamente la tenuta del tetto deve essere data dalla copertura, la copertura deve essere in ordine. Il problema grosso di quando si fanno i tetti anche adesso e anche i tetti nuovi è che per tradizione tutti i muratori fissano ogni tre file una fila con la malta e quindi spesso cosa succede? Che le due file che sono in mezzo scivolano col tempo e quindi mi provocano infiltrazioni. Avere la guaina crea anche un altro problema, va a inficiare la traspirabilità della casa. Mi succede spesso di andare da clienti che mi dicono: io non ho mai avuto la muffa, però ho cambiato i serramenti, ho fatto un cappotto in polistirolo, ho messo la guaina sul tetto, adesso mi trovo la casa piena di muffa. Questo perché? Perché di fatto mettere la guaina sul tetto è come se io andassi a mettere un sacchetto di nylon su tutta la casa e impedisco all'umidità che viene prodotta nell'abitazione, cucinando, dormendo, respirando, di evaporare. E in centro storico il 90% dei tetti non ha la guaina e vanno avanti da anni e anni e anni. Questo perché? Perché ci si preoccupa sempre di fare una manutenzione costante. Col nostro sistema abbiamo risolto questo problema. Infatti andiamo a fissare singolarmente ogni copo o ogni tegola uno per uno. Per cui una volta che noi saremo passati sul tuo tetto ed abbiamo fissato tutta la copertura in modo omogeneo, siamo sicuri al 1000 per 1000 che la tenuta del tetto sarà perfetta e quindi riusciamo anche a darti la garanzia a vita. Se ti consigliano di mettere la guaina, non credo che tu faccia un grande affare.